Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Benedici il Signore, anima mia, che troviamo al numero 78. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di gioia, pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Ecco, prima di accostarci a celebrare questa Eucaristia, ci poniamo dinanzi al Signore. Quel Gesù che è qui in mezzo a noi, che fa parte di questa nostra assemblea e ci rende disponibili ad accogliere il perdono del Padre, quel perdono che deve rendere il nostro cuore, come dirà la parola di Dio, aperto ad accogliere la Sua parola, quella parola che è fondamento per la nostra vita, che è nutrimento per la nostra vita. Ma in questo momento accogliamo anche il perdono e la misericordia. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, abbi pietà di noi. Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, abbi pietà di noi. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nella luce dello Spirito Santo guidi il cuore dei credenti alla conoscenza piena della verità. Donaci di gustare nel tuo spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quel tempo Geroboamo, uscito da Gerusalemme, incontrò per strada il profeta Achia di Silo, che era coperto con un mantello nuovo. Erano loro due soli in campagna. Achia afferrò il mantello nuovo che indossava
e lo lacerò in 12 pezzi. Quindi disse a Geroboamo: prenditi 10 pezzi, poiché, dice il Signore, Dio di Israele, ecco, strapperò il regno dalla mano di Salomone e ne darò a te 10 tribù. A lui rimarrà una tribù a causa di Davide, mio servo, e a causa di Gerusalemme, la città che ho scelto fra tutte le tribù di Israele. Israele si ribellò alla casa di Davide fino ad oggi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce. Ascolta, popolo mio, non ci sia in mezzo a te un Dio straniero e non prostrarti a un Dio estraneo. Sono io il Signore tuo Dio che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore. Seguano pure i loro progetti. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari volgerei la mia mano. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce. Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effata, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano: Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. È parola del Signore. Gloria a te. Apri, o Signore, il nostro cuore, la nostra mente, la nostra volontà, la nostra storia, perché la nostra mente, il nostro cuore e la nostra storia possa accogliere le parole del Figlio tuo, le parole di Gesù. Credo siano parole che fanno riflettere ognuno di noi, ognuno di noi. Quante parole ascoltiamo, sentiamo durante le nostre giornate, quante parole utili e quante parole inutili ascoltiamo, quante parole che ci danno la forza per affrontare la nostra quotidianità, per affrontare le nostre difficoltà, per affrontare le nostre paure.
Quante parole invece ascoltiamo e queste parole ci creano paura, ci creano difficoltà. Ecco allora, chiedere al Signore che ci aiuti veramente la conoscenza, la verità delle parole che ascoltiamo. E la pagina del Vangelo ci dice che la parola vera, la parola giusta, la parola che ci aiuta a vivere la nostra quotidianità è la parola che esce dalla bocca di Gesù. Colui che è venuto per indicarci con la sua vita e con la sua parola, a indicarci la strada perché? Ma perché ognuno di noi possa vivere bene la sua vita, la possa vivere in pienezza, la possa vivere in gioia e serenità. Apri, o Signore, il nostro cuore, fa che accogliamo la tua parola. Forse non voglio fare polemica, ma forse tante volte siamo più portati ad ascoltare le parole magari di qualche veggente o di qualche mezza santona o anche magari di qualche santo, che lo mettiamo in prima linea. E magari la parola di Dio, quella parola che è aiuto e forza e discernimento per la nostra vita, magari non ce la ricordiamo neanche. O abbiamo la scusa di dire, ma è una parola un po' strana, stentiamo a capirla. E allora andiamo da questi veggenti del tempo, che ne dicono di tutti i colori. E più le dicono strane e più ci corriamo dietro. Sa, quella lì ha detto, quella lì, quello lì ha detto questo, quella là ha detto questo, dobbiamo seguire quella lì, perché? Ma perché ha visto la Madonna, perché ha visto questo, perché ha visto quello, ha visto quell'altro, e allora corriamo dietro a quella. Invece la parola che Gesù ci offre, che è la parola che deve aiutarci e ci aiuta a vivere bene la nostra vita, la lasciamo in un cantone. Le ultime parole della pagina del Vangelo di oggi. Ha fatto bene ogni cosa. È l'elogio, uno degli elogi più belli che sia stato rivolto a Gesù. Ha fatto bene ogni cosa. Credo che possiamo anche noi, ognuno di noi, avere questo elogio. Ma lo possiamo avere se seguiamo quella parola che Gesù ci offre quotidianamente, quella parola che ci aiuta a vivere bene. Ed ecco allora abbiamo la possibilità che Gesù ha fatto bene ogni cosa. Credo quante volte nella nostra quotidianità incontriamo la possibilità di scegliere. Di scegliere la positività o la negatività. Se seguiamo la parola di Gesù, seguiamo sempre la positività. Quando c'è bisogno del perdono, c'è bisogno dell'accoglienza, c'è bisogno della misericordia, ecco che allora Gesù ci indica che risposta dare. Allora possiamo dirci, ognuno di noi, ho fatto bene, non per metterci sulla cresta, non per dirci bravi, ma perché abbiamo cercato di vivere bene la nostra vita, la nostra storia. Bene, chiediamo al Signore che il nostro cuore sia aperto, che la nostra vita sia aperta ad accogliere quella parola che è vita per ognuno di noi. Che Gesù ci aiuti.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del nostro lavoro, lo presentiamo a te, perché diventi per noi segno di salvezza. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti offriamo e purifica i nostri cuori con la luce dello Spirito Santo. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Elevato al di sopra dei cieli ed assiso alla tua destra, egli secondo la sua promessa ha effuso sui figli d'adozione lo Spirito Santo. Per questo mistero di santità e grazia, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, di Giuseppe, Francesco, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora ci rivolgiamo a Dio che è nostro Padre con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la nostra fede e la fede della tua Chiesa. Dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi, regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi, invitati a questa cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria
ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo. L'effusione dello Spirito Santo, o Signore, purifichi i nostri cuori e li renda fecondi con la rugiada della sua grazia. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. O Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore e di altre malattie. Assisti quanti sono al servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione di questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona giornata. O Maria Santissima, 170.